È Piazza Verdi a Palermo ad ospitare l'ultima tappa del tour italiano del track di Campari Academy. Due giornate ricche di iniziative speciali, pieni di seminari tematici, eventi aperti al pubblico, per far conoscere, apprendere la cultura del bere bene e del bere responsabile. Campari oggi è uno dei gruppi leader mondiale per quanto riguarda i prodotti alcolici. Dal momento che negli ultimi anni abbiamo fatto acquisizioni di livello internazionale, abbiamo acquisito un whisky americano leader nel settore, un rum giamaicano altrettanto leader nel suo settore, quest'anno c'è stata l'acquisizione di Grand Marnier, quindi prodotti di livello internazionale, è diventato per noi sempre più necessario trasmettere quelli che sono i valori dei nostri brand nella maniera corretta e soprattutto anche i valori del bere bene, del bere miscelato responsabile. Quindi da 4 anni abbiamo inaugurato a Sesto in sede la nostra scuola, dove facciamo corsi di formazione sia per quanto riguarda le nostre business unit, per tenerle sempre aggiornate su quelli che sono i prodotti, sia per il nostro target di riferimento che sono i baristi, quindi i professionisti che usano i nostri prodotti e che devono farlo nella maniera corretta. E poi da un paio d'anni a questa parte ci siamo aperti anche ai consumatori per spiegargli, insomma, e per aiutare anche il mercato in modo che il consumatore sappia selezionare quale bar lavora nella maniera corretta e che invece è rimasto un po' indietro sostanzialmente. Siccome Sesto San Giovanni non è così facile da raggiungere, quest'anno abbiamo preso questo track direi poco appariscente, ci siamo spostati in tutta Italia, abbiamo fatto un tour di 60 tappe, arriviamo nelle città per noi più importanti. Durante la giornata facciamo corsi di formazione per i professionisti, facciamo corsi per gli appassionati, facciamo corsi per la nostra forza vendita, trasmettiamo quelli che sono, come vi dicevo, i valori dei nostri brand, ma anche quello che per noi è importantissimo, cioè il consumo responsabile delle bevande alcoliche. Abbiamo avuto una bellissima collaborazione con Federvini e Fipe Pubblici Esercizi, abbiamo stilato un volume che dà i consigli per i professionisti per quelle situazioni un po' delicate, quindi suggerire nel modo corretto al cliente quando è giusto fermarsi e soprattutto promuovere all'interno dei locali quello che è un modello responsabile di consumo, ossia affiancare alle bevande alcolici il cibo. Ad esempio noi siamo in Italia, il modello mediterraneo per eccellenza, di modo da, insomma, fare mercato tutti quanti nella maniera migliore. Che pubblico avete trovato a Palermo? Palermo ha fatto il Guinness, il record proprio per noi, perché oggi con la masterclass pomeridiana è stata tenuta da Samuele Ambrosi, che è uno dei più grossi esperti di gin italiani ma anche a livello internazionale, abbiamo sfiorato le 80 persone, quindi insomma non c'era proprio più posto dove metterli, perciò insomma c'è stata una grandissima soddisfazione. Ma devo ammettere che su tutte le città italiane c'è stata una risposta generosissima, ottima, e soprattutto il centro-sud ci ha dato grandissime soddisfazioni, numeri davvero importanti.